Benvenuti, qualche faccia conosciuta. Stasera si presenta il nostro esperimento di quando la teoria alla pratica, che è un libro che è uscito a giugno, e ripercorreremo un po' insieme le tappe che abbiamo appunto affrontato per arrivare a questo prodotto finale. Prima vi presento un attimo, io sono Alessio Barnini, per di più il Barno, e adesso lavoro come CTO a Bitmine Factory, una realtà italiana che si occupa di mining farm, così sono mining farm e vendita di potenza di calcolo per fare mining. Al momento mi sono ritrasferito a Milano e che ho avuto prima modo di essere adottato tramite un'esperienza un po' extra del mio lavoro, perché io sono programmatore web da oltre 15 anni ahimè, quindi sono un po' vecchiotto, e tramite la Siemens con l'Expo nel 2015, con un progetto di Internet of Things. Dopodiché ho avuto la fortuna di lavorare in una realtà affermata, Bloom Bloom, dove ho conosciuto qualche faccia in prima linea e dove ho avuto la possibilità di imparare e conoscere anche il mio socio barra amico Alessandro. Sono Alessandro Aglietti, lavoro come sviluppatore a Bloom Bloom. E niente, lì vedete un pezzo del team. Bruno si occupa di vendere automobili di euro zero usate, facciamo anche noleggio a lungo termine, siamo un concessionario diretto, quindi non c'è intermediario nel mezzo. Detto questo, introduciamo il nostro eroe delle ruole vinte, come l'abbiamo definito nel libro, il generale bizantino che bene o male ha ispirato una gran parte del protocollo Bitcoin. Potete trovare il suo account Twitter e i suoi esempi del libro su GitHub. Come abbiamo scritto nella premessa del libro, non troverete un saggio, un'analisi oppure un approfondimento accademico, perché non siamo accademici e quindi non ci siamo assolutamente presi la briga di farlo. Troverete una serie di appunti che, parafrasando un po', potrebbero essere l'equivalente di una guida per autostoppisti nel cyberspazio. Come avete potuto intuire, siamo due toscani. Siamo due toscani e questo sembra strano, ma ci ha aiutato parecchio, perché alla fine noi toscani non prendiamo quasi mai niente sul serio, e questa è stata una fortuna, perché il libro è nato, diciamo, in maniera naturale. Non avevamo neanche la scaletta, decidevamo quale argomento approfondire in base un po' anche alle proprie curiosità. Questo ha fatto in modo anche di capirsi meglio con i nostri, diciamo, termini abbastanza arcaici. Questo è uno dei tanti, e l'unico paletto che ci siamo messi è, essendo io livornese, tu fiorentino, io livornese, siamo purtroppo famosi perché non abbiamo voglia di lavorare. L'unico paletto che ho messo è: usciamo col libro prima dell'estate, perché i livornesi già non hanno voglia, poi d'estate vanno al mare da marzo. Quindi questo è stato l'unico paletto che abbiamo messo nel libro. Dentro questo pentolone all'esterno siamo solo gente che non dice la C, anche se nel libro teoricamente l'abbiamo messa tutte. E per tornare un attimo seri, una cosa che abbiamo imparato nel lavorare a questo progetto, ci saranno altri slide tipo questa. Nel periodo in cui siamo, ovviamente è chiaro a tutti che l'accesso all'informazione non ha barriere, perché grazie a internet riusciamo a costruirci il nostro percorso formativo, ok? Ognuno di noi se lo costruisce. Vero è che si trova alla qualunque su internet, ok? E quindi nel 2016, quando abbiamo iniziato a cercare informazioni, in realtà le prime informazioni, almeno per quanto mi riguarda, me le ha proprio trasferite Alessandro in una cena aziendale proprio di Bloom Bloom, dove Alessandro parlava di questo Bitcoin e io ero completamente ignorante in materia, non facevo altro che praticamente annuire a tutto quello che stava dicendo, per non apparire proprio, diciamo, un pesce fuor d'acqua, anche perché era il primo giorno che entravo in questa società, quindi proprio fammi vedere uno che non capiva niente, anche se non è quel business di Bloom Bloom, non mi sembrava molto carino. Quindi tornato a casa, la prima cosa che ho fatto è cominciato a fare delle ricerche su internet,
e leggere un po' di articoli o libri, non libro Bibbia, che tutti sapete qual è, che dopo comunque l'affrontiamo, e non ho trovato, perché io non ho cercato bene, comunque non avevo una mente già aperta a ospitare Bitcoin, delle informazioni chiare. Le poche informazioni che avevo raccolto sono state poi, diciamo, disintegrate quella volta che mi stavo pensando venire con questo zaino dentro un hard disk e tutto l'altro fisso, staccato, un hard disk. Allora, ma cosa c'è dentro quell'hard disk? La blockchain. Questa blockchain deve essere qualcosa proprio di prezioso, di pesante, veramente. Cioè, per mettere dentro l'hard disk probabilmente ci vorrà giorni, anni, anni. Quindi le minime idee che mi ero fatto erano completamente sbagliate. Non contento, Alessandro veniva ogni tanto con stile le veline proprio del round della box con il prezzo di Bitcoin di quel periodo lì, che nel 2016 si presentava di lunedì $1,000. Non lo conosco neanche. Dopo 3-4 giorni 2.000, dopo altri 3-4 giorni 3.000. Vabbè, via, dove è che si comprano? Cioè, la lezione di tutti è comunque stare un pochino rilassato. Quindi è stato il periodo in cui tutti compravano qualsiasi cosa, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, e tutti facevano un po' di guadagno, nessuno stava a guardare effettivamente che cosa facesse Bitcoin. Tutti sognavano un pochino di essere il trader e neanche un tra virgolette istruito a capire il supporto, l'esistenza, andare anche extra il mio lavoro. E poi venne fuori la famosa Lambo, se uno ha un Bitcoin alla Lamborghini. Quindi chi anche non possedeva la patente già si sognava come Ricche Barabba con la Ferrari e la PD di principiante. Ma appunto dopo il 20.000 dollari, come sappiamo, nel dicembre 2017, spero che nessuno di qui presente si è scottato, perché è iniziata la discesa fino, se non sbaglio, a dicembre di quest'anno, quindi 2018, che è arrivata a toccare 2.500. C'è da dire che in tutto questo l'unico che si preoccupava del prezzo era il sottoscritto, perché Alessandro non mi ha mai parlato della parte, diciamo, speculativa, ma è sempre stato affascinato dalla parte tecnica. Quindi non è tutto oro ciò che luccica, e ci premeva dire che invece è oro e sono oro momenti come questo e momenti come i meetup che nel tempo ci hanno permesso di conoscere persone interessanti, di sapere più di noi, di confrontarsi, e a Milano, se si parla di questi temi, sicuramente si parla di questi due meetup principali. Come dicevamo, abbiamo un'enorme autonomia nel cercare e trovare informazione, però spesso può capitare di dimenticarsi che è importante anche produrne di nuovo dei materiali di formazione o di divulgazione. Per esempio, la scrittura dei libri, come questo compare qua diceva, è che per poter realizzare un libro bisogna sfogliarlo dentro la biblioteca. Il problema è che per questo argomento qua la biblioteca non esiste, e quindi ti trovi a navigare in articoli fatti bene, fatti mediamente bene o male, che non scendono in profondità. E nel 2016 ci siamo resi conto che non si trovava un corso pratico, un excursus completo su Bitcoin. Esatto, questo, diciamo, è stato un pochino la leva, il fulcro che ci ha fatto iniziare a pensare di iniziare a, appunto, trovare un modo, una metodologia per comunicare queste nuove, tra virgolette, scoperte. E una di queste, durante una cena proprio questo Natale passato, è venuto fuori: perché non facciamo delle lezioni su Udemy. Io ho avuto già un'esperienza su Udemy, proprio perché, ahimè, ho fallito una certificazione di Symfony, e quindi nella sfortuna ho detto che io però un bel po' di informazioni da trasmettere ce l'ho. All'altro, vabbè, piccola parentesi, mi ero rotto anche il braccio, quindi devo stare in casa, e annoiavo, proviamo a fare questo corso su Udemy, anche perché non mi ricordo dalla bocca al naso, nel senso che se non metto un po' per iscritto quello che ho studiato un po',
va nel dimenticatoio. E quindi ho sfruttato un po' di conoscenze di Udemy, un po' di conoscenze, diciamo, minime, però di montaggio video, fatto perché non cerchiamo di unirsi per fare qualcosa con Bitcoin. Quindi è iniziato appunto a raccogliere materiali. Ovviamente Mastering Bitcoin di Antonopoulos lo conosciamo tutti. Poi siamo andati nel forum, ovviamente non sono tutti elencati, forum di Bitcoin, poi nel BIP, poi in alcuni libri extra Bitcoin. Questo ovviamente, penso che lo conosciate tutti questo libro, è la Bibbia. Io l'ho letto la prima volta e non ho capito niente, se non poco, non sicuramente perché è scritto male, ma perché appunto probabilmente non aveva ancora una mente elastica o pronta a raccogliere questa rivoluzione. Quindi l'ho riletto, poi ovviamente non è un romanzo, quindi cerchi di focalizzarti in dei punti chiave secondo te da approfondire. E un pochino meglio. E la terza volta ho cominciato a capire e a unire i puntini delle volte precedenti e ho cominciato, diciamo così, a vederlo a luce. Però non c'era niente di pratico, nel senso, noi essendo programmatori vogliamo un po' fare delle prove e leggere success, error, cambiare una virgola, mettere un puntino in più, cambiare e vedere cosa succede. E questo libro non affronta il protocollo in questa direzione. Poi siamo andati appunto a Bitcoin Talk, il forum di riferimento, che tra l'altro anche la parte italiana è formata da utenti con gli attributi, perché c'era tutta una parte sulla firma digitale e sulla cubellitica, veramente abbiamo fatto in italiano, è stata veramente utilissima. E in questo particolare screenshot c'è appunto Alfine, che penso conosciate tutti, uno dei figli di Cyberpunk, che forse Satoshi, forse no, questo non lo sapremo mai, che questa è la risposta su Big Angle, Little Angle, su una domanda di un utente. Tra l'altro abbiamo scoperto che Big Angle, Little Angle viene fuori da Viaggio di Gulliver, da come aprivano le uova. Poi andare a scoprire queste cose extra ti si apre veramente un mondo. Poi abbiamo i BIPs, quindi sono Bitcoin Improvements Proposal, che sono, diciamo, delle linee guide e guide delle proposte che se vengono accettate è l'università stessa. Ecco, questo sconsiglio un approccio subito su questa parte qui perché è un po' tosta, quindi magari prima Antonopoulos, magari prima qualche domanda a Stack Overflow, eccetera, e poi andare qui a approfondire. In questo BIP 32, in modo particolare, parla della child key derivation, e quella Bitcoin seed sottolineata è la chiave che serve per la HMAC per derivare la master private key e master public key, che non avevamo capito di utilizzarla, e quindi come appunto chiave così scritta con quella maniera, come stringa, e è stato una lunga notte, esatto. E poi questi invece sono dei libri che vanno extra, che non conosco nessuno di questi autori, né pubblicità né marketing, che mi hanno aiutato a capire anche, cioè ci hanno aiutato a capire anche le parti un pochino più, tra virgolette, vecchiotte, perché comunque Bitcoin utilizza MacBook Pro, che sono degli anni 70, le prime digitali è uguale, tra le pubbliche e private, eccetera. Il primo libro in particolar modo è di un ex software engineer di Microsoft, che parla proprio come... racconta di come parlano, tra virgolette, i computer, partendo proprio dal primo linguaggio, che è il linguaggio Morse, passando dal Braille, alla fine si accende la lampadina, fino al linguaggio dei giorni nostri. Il secondo libro è di forse 20 pagine, che fa capire come contano i computer, quindi binario, ottale, esadecimale, eccetera. E il terzo libro parla appunto, sistema di cifratura, è veramente un bellissimo libro, un libro italiano, dove parla prima un po' della storia della crittografia e poi fa degli esempi veramente semplici di elementi complessi, come può essere appunto la crittografia simmetrica, asimmetrica, si spinge fino alla matematica, che per me è assolutamente troppo. Ho difficoltà con gli sconti, adesso è lunga, quindi figuriamoci in questo. Però
ci è servito molto, perché comunque anche sapere come funziona la chiave pubblica e la chiave privata, sì, lo sai, ma lo sai fare poi in pratica, e questo farlo a noi è servito anche per spiegarlo poi, si spera, in maniera esaustiva. I flussi di registrazione che abbiamo affrontato per appunto creare i nostri video erano questi. Siccome i precedenti corsi di Symfony non avevo scritto copioni, e si sentiva me che facevo perché appunto non leggevo e improvvisavo, non certo il codice, insomma, così bravo in me, ho scritto le copioni, che così tanto viene registrato lo schermo, lo leggo, nessuno mi vede, sembro quasi intelligente. E quindi questo era il copione. Poi cosa facevo? Cosa facevamo? Facevamo il video, inviavamo il video a delle persone, oltre che Alessandro, perché la voce sono io, inviavo Alessandro e Alessandro inviava a amici, colleghi, eccetera, in modo tale che se ci fosse stato un errore, un'incongruenza, veniva fuori. Poi, praticamente, poi c'era appunto il montaggio video, che non sono assolutamente un montatore, perché si svolge, e poi questo si è ripetuto fino a che a un certo punto abbiamo deciso che il corso era finito, perché la scaletta non c'era, quindi ho detto, vabbè, l'ultimo, alla fine basta, l'abbiamo fatto così tanti, allora di vedere se quello che stiamo facendo interessa a qualcuno oppure no. Quindi questo è il copione, quindi in realtà ci siamo trovati in mano un libro senza saperlo, certo, dal dire al fare, cioè di mezzo al mare, che comunque i copioni, a volte erano scritti anche lì, voi non lo nascondo, e quindi non era certo pubblicabile, però avevamo in mano un libro, certo, da riordinare, però alla fine un braccio da seguire l'avevamo, quindi abbiamo detto, vabbè, riordiniamoli, che detto così sembra quasi semplice, in realtà poi è stato un po' poi il tempo ci è voluto, e proviamo a fare questa esperienza del libro, che comunque era un po' un sogno che tutti e due avevamo, anche se nessuno dei due lo aveva confessato. E appunto per le review, quindi per le review siamo un po' ispirati alle transazioni Bitcoin, che come appunto ciocchi nell'acqua cominciavamo a mandare ai nostri amici o ex, in caso colleghi più in prima fila, per appunto avere un riscontro. Questo è il mio fantastico studio di registrazione a casa, perché all'inizio avevo iniziato con le cuffiette dell'iPhone, però mi sono accorto che mentre parlavo si grattava qua alle maglie e quindi non si poteva, cioè non sentiva più niente. Poi sui demai sono un po' rigidi, per essere sincero, giustamente. Quindi ho comprato un microfonino, quello dell'intervista del Maviello. Però sentivo che c'era un po' di eco. Quindi, ricordando i fondi che quando suonavo con qualche gruppo musicale, con le cartoni delle uova, ho detto, guarda, il cartone delle uova a casa non lo posso mettere, gomma più male e meno, usiamo i cuscini. Quindi con i cuscini devo dire che l'audio è venuto veramente bene. Quindi anche questa cosa lì è, diciamo, un po' ridicola, ma effettivamente ha dato i suoi frutti. Scusa, ma tu lì ti sdraiavi? A fine video a volte sì, no. Io stavo qui c'è un altro schermo che praticamente appunto registravo qui e qui invece leggevo il famoso copione. Quindi sembrava appunto quasi, eccolo questo, sono copione, quindi adesso si vedono le varie thumbnail del video precedente, sì. Ok, quello che ci è successo mentre creavamo i contenuti è accorgersi continuamente che non sapevamo niente, ok? Perché, come diceva giustamente Alessio, è molto difficile e decidere dove fermarti con l'approfondimento. Su alcuni aspetti di Bitcoin fermarsi era veramente difficile perché, per esempio, anche la scelta dell'endem, big endem, il fatto di l'esa decimale in realtà sono numeri, cose del genere, ti tocca scendere molto a fondo se vuoi non utilizzare librerie esterne già che hanno già questa situazione dentro. E uno dei principali argomenti che ci ha triggerato riguardo alla voglia viscerale di approfondire è stato proprio questo qui, la MacRitree.
Il Mac 3, e questo l'abbiamo chiamato la foresta dei matti, che è un albero binario che serve a verificare se una data transazione fa parte di un dato blocco. E abbiamo appunto condiviso questo file con qualche altra persona per cercare di capire come ricostruirlo, perché l'obiettivo era, ad esempio, noi abbiamo questa transazione, facendo gli hash a coppia, dobbiamo tornare qua, che è il MAC root, e dobbiamo ottenere lo stesso risultato. In questa maniera l'albero è verificato, l'abbiamo verificato che la transazione è dentro questo blocco. Questa informazione è data dal MAC block message, che è un messaggio che ricevono i nodi leggeri, l'STV, per verificare appunto che la transazione è dentro. Questo appunto l'STV richiede non solo il block header, perché il MAC root fa parte del block header. Nel libro ci sono tutto il codice, appunto, come diceva Alessandro, senza libreria. Abbiamo scelto di usare Dash in modo tale da non avvalersi nessun tipo di libreria, in modo tale che chiunque con un sistema Unix o anche virtualizzandolo può replicare i nostri esempi. La cosa, se vogliamo, romantica è che, ad esempio, non ricordo, mi sembra abbiamo preso in considerazione un blocco di 10.000 o 100.000, non ricordo. La cosa romantica è che questi esempi saranno validi per sempre, nel senso che il blocco 10.000 o 100.000 sarà sempre disponibile a tutti, sarà per sempre verificabile con la transazione, quel messaggio che viene richiesto dal nodo, e paradossalmente il libro non diventa mai obsoleto. E quindi, insomma, questa parte qui, che chiunque può farlo per sempre, è un passaggio un pochino, se vogliamo, appunto romantico. E questo è stato il momento in cui ci siamo accorti che stavamo facendo qualcosa di più tecnico e specifico, perché nel libro appunto della Bibbia, di Montanopoulos, parla assolutamente del MAC block message del MAC 3, però non fa vedere la concatenazione, parla di concatenazione, ma in realtà come si fa? Devo girare Big Endian, Little Endian? Come effettivamente raggiungo questo MAC root? E nel nostro libro, anche siamo un meglio, un'altra visione, un altro tipo di approccio, riusciamo a ripercorrere l'albero. E questo è stato la chiave di volta. Abbiamo capito di essere quasi intelligenti in questo momento qui, perché abbiamo fatto qualcosa che non trovavamo in giro. Ok. Trovatosi in mano con questi copioni e con questi contenuti, è venuta questa idea di dire, mo li trasformiamo in un libro. Chiaramente lì per lì ci siamo detti, vabbè, allora come facciamo? Facciamo, scriviamo le case editrici, facile. Tra l'altro, immagino normalmente quando un autore voglia scrivere un libro non l'ha ancora scritto. Nella nostra situazione non l'avevamo già il libro. No? E quindi abbiamo inviato a tutte le case editrici, delle quali abbiamo trovato la mail, vi posso giurare che non è facile trovare la mail di tutte le case editrici, perché le nascondono, non si capisce se la mail è giusta o non è. Però alla fine qualcuno ci ha risposto, condivideteci il materiale, anche se in realtà il link era nella prima mail che l'avevo mandato, quindi già capivamo che non era proprio amore a prima vista. E dopo un paio di settimane che non avevamo novità, ma come si fa? Come non si fa? E per fortuna Alessio ha conosciuto un ragazzo che ha messo su una piattaforma che magari conoscete, siamo ad Amazon, che non solo permette di comprare libri, ma permette anche di pubblicarli autonomamente. Non so quanti di voi sapevano di questa funzionalità. La cosa interessantissima è che carichi un PDF e in 24 ore è pronto sul mondo. Chiaramente ci siamo, cioè più che altro lui si è dato da fare, perché io devo fare le revisioni, proprio mi sciolgo a fare quella cosa là. L'ha impaginato tutto per benino, caricato il PDF e il libro era pronto. Chiaramente c'era bisogno di un aspetto un po' così accattivante, diciamo, e quindi ci siamo anche presi la briga di dire: non vogliamo fare il classico libro su Bitcoin dove sulla copertina c'è il monetone di Bitcoin, che tra l'altro poi sfatiamo un mito, Bitcoin non esistono, no? Perché vedrete, leggendo il libro, approfondendo l'argomento, che Bitcoin non esistono. Esistono solo dei saldi, ok?
Quindi deciso di non mettere in copertina la moneta come pezzo principale, ovviamente abbiamo dovuto mettere un angolino perché sennò la gente dice non ci sono le monete, no, non lo compro. Avevo identificato appunto Gerai Bizantino e grazie a mia compagna che ha realizzato questa copertina che sinceramente noi non abbiamo mai potuto realizzare. Sempre grazie a degli amici siamo riusciti a portarlo anche in libreria a Firenze, dove lavorava un mio amico di Firenze, con un accordo un po' così blando, però ce l'abbiamo portato. Ora, chiaramente uno dice, ah, bene, siamo arrivati, abbiamo fatto il libro, e, però lo vogliamo anche regalare agli amici, ai parenti, così, no? E poi guardi il libro e dici, sì, ma questo libro di voi lo legga. 300 pagine di codice, robe, non sapisci male, non sapisci niente, ai parenti non lo possiamo regalare. O comunque non lo puoi sicuramente leggere in spiaggia, no? Allora, tanta è la gioia che ci aveva portato a fare il librone, che, cioè, più che altro la gioia è immensa, più che altro quando l'ho pubblicato stavo a Prato, appunto, per lavorare a Bitcoin Factory, quando tornavo a casa a Livorno c'erano, cioè, i miei amici con gli occhi, diciamo, fuori dalle orbite, ha scritto il libro, cioè, non sapevo se prendo come complimento per dire allora qualcosa da fare, non è che sta solo al computer a caso. Ma se lo compro, ci capisco. Allora, secondo il nostro punto di vista, non devi essere programmatore per seguire i nostri appunti. Certo è che se mastichi un po' di programmazione è meglio. Se penso al mio migliore amico che vende una pizzeria fantastica, se vi do questo libro qui, probabilmente ci manette il prodotto sopra. Quindi ho detto, vabbè, facciamo una cosa. Sempre le domande iniziali sono sempre le stesse che ci vengono fatte. Creiamo un libro che chiamiamo, all'inizio si chiamava 155 domande, poi non ci piaceva il titolo, però 480. Facciamo un titolo, scusate, facciamo un libro che raccoglie le domande classiche, quindi appunto che cos'è Bitcoin, che cos'è un wallet, dove le tengo, come le rubano, eccetera, fino ad arrivare a un livello un pochino più avanzato. Infatti è diviso in 4 livelli, livello base, intermedio, avanzato appunto, e livello nerd, che serve un po' a invogliare chi magari non ha comprato il libro perché non si vede giustamente, a capire cosa può, una sorta di pubblicità interna, non parliamo chiaramente. Però ovviamente sono domande di poche righe con risposte di tante poche righe esaustive. Questo ha fatto sì che alcune persone si siano avvicinate a Bitcoin, a questo mondo, senza essere programmatori. Fatto sta, infatti, proprio l'altra settimana la mia mamma ha deciso di comprare 300 euro di Bitcoin, proprio una telefonata, vuole comprare Bitcoin, ha fatto, cazzo, funziona questo libro? In realtà l'ha comprata perché ha sentito i giovanotti, però... Ma è una gioia, davvero. Quindi, qualcuno avanti, queste due siamo noi, sui nostri Harley Davidson, e niente, vi ringrazio. Ora, come avrete letto nei messaggi del meetup e come avrete anche intuito, questa presentazione è stata preparata stanotte, non l'avevo mai provata, quindi scusate se ho sbagliato a girare le slide o abbiamo delle interruzioni mentre parlavamo. Quando i ragazzi del meetup ci hanno chiesto cosa scriviamo nell'abstract del meetup e noi non sapevamo, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo così, all-in, adesso voi andate a questo indirizzo, trovate un form, sono tutti i capitoli del libro, selezionate uno o più capitoli, in base alla democrazia della stanza parliamo di un capitolo a caso, a vostra scelta. Veramente per noi è un rischio enorme, perché però abbiamo i nostri assi nella manica. Vi lascio 2 o 3 minuti perché non sono pochi capitoli. Potrei mettere un video a caso in questi 2 minuti, non so se lo farò. No, beh, aspetta, fate veloce. Attenzione ai capitoli trappola. Poi si capisce che è una trappola perché non sono le note. Comunque
ogni checkbox ha una spiegazione, anche quelle non ovvie. Noi dobbiamo collegarci alla, al back office di questa parte. Io la perdo di conto. Ma perché è conto? Vabbè, privacy è andato. Ma facciamo l'account. Ah, ecco lì. Ah, allora. Così. Quanto è complesso? Questo sono già giocato. Prova. Sto facendo un cazzo, per fortuna si è fatto. Finiscono. La gente è seria qui. Vai, cominciamo a cercare le... Sì, che... da qui conta. Non so, capo. La gente è seria, nemmeno un capitolo... Come la cannuccia col tocco, è poco colpa sua, colpa dei fiorentini, questo spoiler. Non c'è più. Ce lo dico, Andrea. Ah, sono doppiato. Ah, sì, sì. No, non tanto. Non posso cercare senza. Che pagina sei? No, ha finito? Finito? Ah, ok. Finito. Sta per comprare l'iPhone nuovo, con i soldi. Fatto tutti? Ok. Allora, se la formula di Excel funziona, abbiamo il vincitore. Capitolo 9, tipi di blockchain. Tra l'altro, non ne avete sbagliata una. Nessuno si è osato a chiedere perché la forza è nostra. Va bene. Ora, tipi di blockchain. Accendiamo l'impianto. I nostri assi nella mano, ovviamente, sono i video di Udemy.
sono pronti e cotti e mangiati. La nostra idea è che, siccome non sono lunghissimi, giusto? Siamo arrivati a parlare di blockchain. Questa è una fantastica voce. Quanto dura? 5 minuti. 5 minuti possiamo sorbire, poi ci facciamo delle domande sopra e se abbiamo voglia andiamo avanti sugli altri. Aspetta, vediamo se ho bloccato. Ah, no, titolo. Ebbene, è incredibile. Faccio un po' di tuning. No, l'altro. L'altro proprio. Non lo so. Più giù, più su, giù, lì. Più giù. Sì. Vai, gas. No. Questo? Sì. Ah, prima di partire. Come abbiamo detto, prima abbiamo realizzato i video sui demai e poi ci abbiamo fatto il libro. Sono due oggetti separati, e per entrambi, nessuno tra l'altro ha chiesto lo sconto, vabbè, comunque per entrambi ovviamente sono disponibili gli sconti, li chiedete a Franco e ve li giriamo. Su Udemy sono stati divisi i video in 4 macro argomenti, ora a memoria non mi ricordo. Mining, blockchain, transazioni, wallet. Ok. Questo perché chiaramente il pacchetto completo ha un costo, i singoli macro sezioni hanno un altro costo minore, così che uno può anche testare. Questo è uno dei video che. Questo è uno dei video che trovate lì dentro, e poi i vari contenuti sono stati riflessi sul libro. Eh sì, non esiste una sola blockchain per Bitcoin, ma ne esistono 4. Abbiamo già usato la blockchain di testnet, ovvero quella non ufficiale, per durante qualche prova. Andiamo a chiarire che cosa sono le blockchain di test. Come dicevamo, sono 4 e si suddividono in la mainnet, quella principale, ovvero la blockchain ufficiale e dove Bitcoin hanno valore. La testnet, quella di test, dove Bitcoin non hanno valore, ma la struttura è fedele alla mainnet. Ovviamente i blocchi e le transazioni sono differenti. La Segnet, lanciata nel 2016, aveva come obiettivo quello di sviluppare e testare il Segwit. Ne parleremo anche questo in seguito. Blacktest, la blockchain da lanciare locale sul proprio computer, un po' come il ganache di Ethereum. Vediamo le differenze sostanziali. Mainnet, come dicevamo, è la blockchain ufficiale dove i Bitcoin hanno un valore riconosciuto, dove si effettua il mining e abbiamo la ricompensa per il proof of work. Quando mi riferisco alla blockchain senza specificare il tipo, mi riferisco alla blockchain principale. Testnet. Come dicevamo, i bitcoin non hanno valore su questa blockchain. E perché creare una blockchain di test? Per testare il vostro software. Se avete in mente di fare un wallet, provereste subito a trasferire bitcoin dal valore di migliaia di dollari? Non credo. Quindi la testnet è utile. Dove si comprano i bitcoin della testnet? In realtà non si comprano, ma si utilizzano dei faucet, almeno Google Translate mi ha suggerito questa pronuncia, ovvero dei siti che permettono l'invio a un indirizzo preciso. Ad esempio bitcoinfaucet.uom.net è uno dei tanti. Ci sono dei wallet che utili per fare delle prove. Ad esempio utilizzo Copay. Anche qui è solo un consiglio, nessuno dei due è un mio progetto. Otteniamo ad esempio le Bitcoin con Faucet. Mi sono già scaricato Copay e creavo insieme a voi il wallet. Allora, come dicevo, ora ci appunto mandiamo tramite dei siti Faucet dei Bitcoin per la testa. Purtroppo il sito che ho riportato Bitcoin Faucet qua oggi non funziona, quindi non ho cercato un'altra. E ho installato anche Copay. Ho installato Copay, uso Copay perché è molto veloce creare un wallet di testnet. Cliccando su più, create, nome qualsiasi di mia madre, ad esempio, Sitecoin e Bitcoin. Advanced Options, ha la possibilità di appunto selezionare il testnet. Ok, crea wallet, mi interessa la password e sono sicuro. Questo è il mio wallet, scusate, il mio address. Ok, creato. Posizione 12, address il mio, quindi
0.01 sembra il massimo, no? 8% fa 18 0.01 è ok, ora qui appunto mi dice che la tensione è questa, per la mount è questo e volendo questo si può già vedere su un explorer, ma vedete ad esempio il test, no? Tanto qua è cambiato, quindi infatti è arrivata, è cambiata per la privacy. Ok, qui è arrivata, possiamo appunto andare a vedere smart grid, intanto riesco a concludere il giro. Ovviamente è l'explorer che va sulla testnet, non sulla mainnet. Ovviamente se cerco questa transaction ID sulla mainnet non ci sarà. Eccola qua. Questa è la transazione che appunto mi ha portato 0.00 Bitcoin. Bene, torniamo alle slide. Tornando a noi, le altre trans sono sulle porte da collegarsi con i client Bitcoin. Nella mainnet la porta per stare in ascolto sul protocollo è diversa da quella della testnet. Nella mainnet è 8.33, nella testnet è 1.8.33. Anche per la porta RPC, nella mainnet è 8.332, mentre nella testnet è 1.8.332. Anche la difficoltà per il mining nella testnet è diversa dalla mainnet. Di solito la testnet è la metà della mainnet. La blockchain di test è comunque grande, quindi se volete sincronizzarla dovete avere un po' di spazio libero. Per lanciare il daemon per sincronizzare la testnet dovete aggiungere l'opzione meno testnet, quindi sarà Bitcoin ID meno testnet. Questo creerà una nuova cartella testnet 3. Per concludere, testnet e mainnet, essendo pubbliche ma con una blockchain completamente differente, avranno anche delle explorer diverse online. Le explorer, come ad esempio Smartly, sono dei siti dove ti permettono di esplorare la blockchain, quindi blocchi, oppure verificare anche il saldo del tuo wallet. Quindi, se lavorate a un progetto che dovete richiamare l'explorer, mentre sviluppate e state usando la testnet, ricordatevi che anche le API devono cambiare indirizzo, quindi chiamare API con testnet piuttosto che smartkit diretta, ad esempio. Prima di parlare della red test, il conferimento su daemon e client. Quando digitiamo Bitcoin D, quello è il daemon Bitcoin Core e deve essere lanciato prima di fare qualsiasi altra cosa. Bitcoin Key è il tool per mandare comandi RPC all'istanza che sta girando, ovvero al daemon precedentemente lanciato. Ovviamente questo da sottinteso il fatto che voi abbiate già scaricato il client di Bitcoin. Prima di RecTest, Segnet fu lanciato nel 2016 per cominciare a testare Segwit, Segregated Witness, che affronteremo appunto più avanti. Nei primi mesi del 2017 la testnet supporta il Segwit, quindi questa blockchain ha poco senso, in quanto il Segwit è possibile testarlo direttamente sulla testnet. RegTest, anche questa è una blockchain di test, ma a differenza della testnet, questa non è pubblica, ma gira in un sistema locale. È possibile aggiungere altri nodi al network o creare un singolo nodo per testare il protocollo Bitcoin. Il procedimento per lanciare la RegTest è molto, molto simile alla testnet, ma li passeremo come opzione meno RegTest invece che meno testnet. Il procedimento consigliato per sviluppare applicazioni su blockchain è il seguente: sviluppare su RegTest, passare poi su testnet e poi andare su mainnet. Anche le modifiche dovrebbero passare per questo procedimento. Ciao, alla prossima! Ok, ci sono anche i quiz. Vediamo il quiz. Come che si fa? Ebbene sì, usato la blockchain di Bitcoin è quella di test, dove Bitcoin non ha un valore, anche le modifiche. Perché per assicurarci che potete accedere alla lezione successiva abbiamo fatto dei bellissimi quiz. Vediamo se avete ascoltato con attenzione. Come si chiama la blockchain principale di Bitcoin? Alzino la mano, mainchain. Alzino la mano, blockchain.
alzano la mano blockchain con la B maiuscola, alzano la mano chi pensa sia la meglio. Ok, vediamo. Non ci vedo la gioia, quello rosso? Altra domanda, come si chiama? No, la so. Quante blockchain è possibile usare con il protocollo Bitcoin? Uno, la principale. 2, mainnet e testnet. 4, mainnet, testnet, segnet e regtest. Oppure Bitcoin usa tanto. Ok, vediamo. A vedere una la sbagliamo. Quanto valgono 0,001 BTC nella testa? No, risposta 1. Niente, servono per fare delle prove sulla mainnet. Dipendono dalla quotazione di mercato. When Lambo, to the moon, oppure niente, servono a fare delle prove sulla testnet. Vi vedo convinti. Vediamo. Perfetto. Domanda 4. Che cosa devo lanciare prima di utilizzare Bitcoin Key? Ovviamente una canzone che ti porti il mood demoniaco. Bitcoin D, il demone Bitcoin, programma che implementa il server Bitcoin per le chiamate RPC, o Bitcoin D, il demone Bitcoin, programma che implementa il protocollo Bitcoin per le chiamate SHA-256. La seconda. Attenzione. Come si chiama la blockchain che si lancia in locale per fare delle prove? Direi che è Ripple. Perfetto, siamo certificati su questa lezione. Adesso, se ci sono domande su questo argomento, fatele. Se vogliamo vedere un altro video, va bene lo stesso. Se vogliamo finirla qui, va altrettanto bene. Organizzatori, diteci gli orari. Una domanda. Tu hai detto, nel video si dice che anche la coin test comunque è abbastanza confusa da scaricare. Quella che serve per segregare può essere utilizzata come alternativa perché è più piccola oppure no? Oppure... Allora, come diceva Alessio, la segtest era una copia della testnet solo dove era stato inserito la modifica per segreto witness. Nel momento che il segreto witness è passato in testnet, la seg test non viene più usata. Quindi se uno vuole lavorare con meno spazio disoccupato, deve usare la regtest. Sulla regtest, il classico comando che si lancia per inizializzarla è generami n blocchi. Okay? Di solito se ne genera 101, se vuole ricompensa. 101 perché i reward dei blocchi si considerano spendibili dopo molte più conferme rispetto alle transazioni tra utenti. Generato 101 blocchi, ovviamente non ti ritrovi il disco pieno perché gli generati locali hanno solo le transazioni Coinbase. E poi da lì in poi puoi chiedere di generare blocchi a tuo piacimento con la struttura che preferisci. Ed è molto utile, ovviamente, per fare i classici giochini per testare le applicazioni, cioè di andare avanti e indietro nella history della blockchain creando situazioni limite per vedere se l'interfaccia dell'explorer che hai creato funziona, per vedere se la tua applicazione non si fa fregare da chi ti prova a double spendere e cose del genere. Diciamo, è utilissimo per replicare situazioni limite e programmatiche, anche perché in testnet, come ha detto Alessio, è vero che è la testnet, ma comunque viene minata. Quindi cosa vuol dire? Che per rispettare ciò che succede in mainnet, in testnet si mina ogni 10 minuti. Quindi se io mando una transazione in testnet, ho una prima conferma dopo 10 minuti. Può succedere che è congestionata, perché gli sviluppatori hanno quello di staging, non è che ce ne altri. Può succedere che viene resettata la testnet e si riparte. Quindi, anche se uno volesse sviluppare un miner, la testnet la usi quando già il miner funziona. Perché anche lì la difficoltà è bassa, però non è nemmeno bassissima. E comunque devi aspettare i tempi tecnici della mainnet per simulare le situazioni. Quindi per lavorare è assolutamente la tecnica. Posso fare una domanda? Suggerito da quello che hai detto, ma la testnet è minata. Ma chi è che la mina se non c'è un reward? Non hai questa, diciamo, non c'è questa spesa elettrica per minare quei blocchi, talmente altra a dire se disincentivato per farlo.
Infatti, se non mi sbaglio, quindi. La Milano, scusami, ovviamente un mini interesse c'è, perché per esempio c'è storia delle faucet per poterti regalare Bitcoin Testnet, gli dà una perminata ricevuta. Ovviamente cosa fanno? Sui siti delle faucet c'è la pubblicità. Quindi un minimo di challenge c'è, però non ovviamente. Non è. Sono meno. Non so se ne parlate di libro, la tematica di Lightning Network e Sidechain. Però, allora, no, esatto, quello che... Esatto. No, 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 infatti una delle domande del questionario era quando il prossimo, proprio per questo motivo qua. Quello che vi sentiamo di dirvi è che andare a dipendere su come fare la come è Lightning Network, come pagare un caffè con un utente finale, vabbè, installi un portafoglio di supporto a Lightning e paghi un caffè che accetta pagamenti Lightning. Se vuoi invece anche solo utilizzare una delle implementazioni Lightning che ci sono, uno deve avere estremamente chiaro, almeno quello che ci siamo detti noi, che uno deve avere estremamente chiaro come funzionano le transazioni, come funzionano i multisig, i multisig di multisig, i multisig di multisig di multisig. I multisig sono delle transazioni particolari. Questo è proprio un argomento completamente a parte, che richiede secondo noi un libro dedicato sul quale stiamo lavorando e che abbiamo iniziato a luglio, ho iniziato a studiare un po' di roba e con a confrontarci, anche perché un altro problema di Lightning è che cambia molto la a differenza di Bitcoin che ormai è molto stabile. Quindi hai due problemi. Uno, devi avere una conoscenza super approfondita di quello che è la SIS di Bitcoin, e due, devi anche stagliare cambiamenti, e chiaramente cambiamenti provocano liberi bug. Oppure leggi il paper di Lightning e senti parlare di channel bidirezionali, prendi l'implementazione e nessuna fa channel bidirezionale. Cioè, dato miseria. Quindi uno legge il paper e sì, fighissimo. Poi un'altra cosa del paper. Il paper è molto bello. Il problema è che non è un problema, nel senso, è un paper che descrive ad alto livello che funziona, ma omette dei dettagli su come funzionano i contratti multisig. Tra l'altro, contratti multisig con l'utilizzo di segbit, quindi è una rappresentazione astrattissima che dopo questa logica ti torna. Poi vai a vedere come sono composti e dici, io come faccio a creare un'altra transazione simile di questo contratto? Insomma, questa è un po' la giustificazione che ci siamo dati per realizzare questo contratto. Sul quale possiamo dare tempistiche, però la sfida è uscire prima di Antonopoulos. Perché Antonopoulos, vedete, da qui a un anno farà il mastering, non so, farà Lightning, non so. Noi ce la possiamo fare. Chiaramente uscire prima di un libro del genere ha un bel po' di rischi, perché le frenacce che puoi dire sono molte. Cioè. Come la fai? Altre domande? Non so, ci sono. Andiamo il secondo, il secondo momento. Ah, sì, dobbiamo vedere il secondo. Dov'è finita? Mi sa che c'è. Sì. Ah, lo vediamo direttamente da questo. Direttamente qua, questo è quello. È quello, questo è il formulone, sarebbe wallet introduzione, non so se in ordine alfabetico, Bitcoin, Litland, CDK, non hardnet, firmare, serialize, non so, ditemi se volete lo spariamo, se no, non so, con gli orari, come siete messi. Forse un po' più lungo dell'altro. Non mi ricordo. Altri introduzione, no? Dovrebbe essere 5 minuti. Ok, è giusto. Ho la risposta che se no... Primi passi, 6 minuti. I primi passi, 6 minuti. Nuovo argomento, wallet. All'argomento molto ampio e per essere capito, perché ho già le sue sfumature, dobbiamo fare qualche passo indietro.
andando a ripassare velocemente che cos'è la chiave privata e la chiave pubblica. Partiamo intanto un mito. Il wallet non contiene i vostri bitcoin, in realtà è un contenitore delle vostre chiavi. I vostri bitcoin sono dati dalle transazioni non spese presenti nella blockchain. La sezione transazioni copre abbondantemente questo dettaglio, affrontato anche velocemente nella sezione hard fork. Come dicevamo, è importante fare un passo indietro per affrontare in maniera approfondita questo argomento. Nel corso delle lezioni andremo a creare un address bitcoin direttamente dal terminale, interagendo con la curva ellittica e i suoi formati di chiavi private e chiavi pubbliche. Ma niente paura, faremo tutto passo passo, cercando di affrontare nel migliore dei modi questi argomenti cardine. Bene, quindi i bitcoin non sono dentro il nostro wallet e le chiavi non sono dentro il network. Infatti le chiavi sono completamente separate dal protocollo bitcoin. Ripassiamo velocemente a chiave pubblica e chiave privata. Se sentite che vi serve più di un ripasso, vi consiglio di vedere la sezione crittografia. La chiave privata, che permette la firma della transazione, testimonia chi è il proprietario di tale wallet. Se la chiave privata viene data a una seconda persona, due persone controllano lo stesso wallet. Potete vedere la chiave pubblica come il vostro IBAN e la chiave privata come il vostro PIN del bancomat. Infatti, la chiave pubblica è usata per ricevere bitcoin, la chiave privata per firmare la transazione, quindi spendere bitcoin. Per spendere dei bitcoin, quindi per fare delle transazioni in uscita, l'utente deve fornire al network la sua chiave pubblica e la sua firma digitale, creata appunto con la sua chiave privata. In questo modo, chiunque può verificare che la transazione sia valida e quindi accettarla. Proprio come abbiamo affrontato nella sezione di crittografia, quando verificavamo l'integrità del messaggio. I tre problemi che vengono risolti dalla crittografia sono la segretezza, questa viene risolta camuffando il messaggio, in realtà non interessa il bitcoin quanto le transazioni viaggiano chiaro, l'integrità e l'autenticità. Questi problemi vengono risolti proprio utilizzando la firma digitale sul messaggio, che in questo caso è la nostra transazione. Adesso andiamo a vedere come creare un nuovo address. Questo ci serve da introduzione. Quello che andremo a vedere sono le procedure che solitamente possiamo ottenere da software wallet e che spesso ci vengono gratuite. Ma vi siete mai chiesti come si genera un address Bitcoin? E se volete creare un vostro address senza essere dipendenti da elementi esterni? Bene, andiamo sul terminale. Per questo esempio possiamo usare anche la blockchain locale, cioè la request. Quindi una volta posizionata all'interno del nostro client, possiamo avviare la request. Se non vi ricordate i vari tipi di blockchain, vi consiglio di andare a vedere la sezione blockchain, appunto. In questo altro terminale interagiamo con il nostro client. Creiamo il nostro wallet con il comando get new address. Bene, con questo comando noi abbiamo creato il nostro wallet. Quello mostrato è un address Bitcoin pubblico, cioè la chiave pubblica. Ok, ma la chiave privata si ottiene con questo comando. Dump free key. È il nostro wallet. Ovvero la chiave pubblica in realtà. Benissimo, la chiave pubblica ha generato la chiave privata. Questo mi sembra un po' strano. Ovviamente, come abbiamo detto più volte, è impossibile derivare la chiave privata dalla chiave pubblica, proprio per la matematica che c'è dietro. In realtà c'è un'associazione chiave valore. Infatti è possibile estrarre tutte le chiavi con il comando dump wallet. Se noi cerchiamo la chiave pubblica appena generata, troveremo la chiave privata che ci ha mostrato a video da free key. Ok.
dalle piccole anticipazioni sulla chiave privata appena vista. La chiave che otteniamo è inglese 58, checksum encoded form, chiamata anche WIF, Wallet Import Form. Affronteremo più avanti i formati delle chiavi pubbliche e private. Ciao. Ok, ora, mentre... Questo è finito? Ok, tutto bene. Mentre vedevamo questo video, ho recuperato, sempre per dare una risposta anche un po' più completa, la domanda su Malighting. Ho recuperato... Ciao! Ho recuperato la... l'attuale nostre appunti su Lightning e su come verrà strutturata la cosa, anche per darvi un'idea del caos che gira per la nostra testa. Qua ci sono un po' di cose interessanti, tipo già aver chiaro cosa provoca la malleability e perché seguito è stato fatto su multisiglio di due, già è una cosa che tranquillamente richiede un'ora di demo, diciamo. E sì, poi c'è il broadcast contemporaneo. Questo ora li vedrete anche nel libro oppure nel corso Udemy. Nei libri che trovate, cioè gli altri, così, la rappresentazione di ciò che avviene, per esempio, nel Mercury, durante la firma della transazione, durante il mining, queste cose. Chiaramente, essendo pensati per un libro cartaceo, sono molto sintetici e spesso non combinati. No? Per esempio, su Mastering, la rappresentazione di come funziona la child key derivation, sono quattro pagine con i quattro stati generali, no? Che uno a mente deve un po' ricomporre per capire come in realtà è tutto lo stesso. Quello che abbiamo fatto, e poi l'ho fatto anche in questo caso, magari con Giovanni in questo screenshot, è creare dei quadri dove tutto il processo è in un'unica visualizzazione e quindi uno può facilmente ricondurre e seguire e aiutarsi a seguire il testo. Per esempio, qua, cosa abbiamo fatto? Questi due screenshot qua sono i due screenshot del paper di Lightning e che sono due pagine diverse, tra l'altro sono una dietro all'altra, no? E quindi uno legge il primo capitolo, il grafico, la gira e poi però non si ricorda sono le parti unite. E questo è un po' come lavoriamo spesso su questi argomenti. Per esempio, la parte di Funding Tips sul paper è questo quadrettino qua. In realtà questo è un multisig di quelle altre due. Quindi, diciamo che questo è un po' che andremo a realizzare. E poi c'è anche tutta una questione di come funziona gli script, ovvero gli script che autorizzano la spesa e gli script che spendono la spesa, no? Che vengano combinati nello stack e poi vengano eseguiti. Anche questa, diciamo, caratteristica che hai, il programma completo che sblocca i fondi e quindi permette di muoverli, diviso in due transazioni, che poi vengano, i comandi vengano combinati e poi vengano eseguiti, quando si legge un libro di questo tipo, spesso dà un po' di problemi perché prima ti presentano questo e te lo raccontano. Poi dopo due o tre pagine che continuano a raccontarti presentano la parte dello spell, no? E anche noi non ci abbiamo niente quando si legge in quei modi, quindi le facciamo uno screenshot, lo ricomponiamo e ci ricordiamo come poi viene utilizzato. Tra l'altro sì, poi ci sono delle cose particolari tipo l'OP0 che non è qui solo per fare padding e quindi anche là non ti disturba. Qua c'è altre cose, ok. Questo sono i primi appunti che abbiamo messo giù a luglio. Per darvi invece un'idea di come viene poi il risultato finale, è chiaramente pubblicamente consultabile su GitHub, chiaramente nei video Udemy sono visualizzati anche animati, ovviamente nel libro non ci sono quelle intere, ma ci sono i link alle intere. Poi tra l'altro noi ci piace sempre scherzare, no? Che si chiama Modigliani, cioè un Picasso e un Modigliani, esatto. Questo l'ho aperto. Sì. Ok. E Modigliani. Ora non so se riuscirà a aprirla. Voglio aprirla.
questo tasto. Il primo. Questo? Il primo. Questo? Sì. Accanto. Questo? No. Anche di questo, no? Questo? Sì. Questi sono già... Cioè, per esempio, questa è tutta la storiella di si crea una transazione con un costo che ti permette di spendere quei soldi. E come vedete si va da la teoria di come è strutturata ha una rappresentazione con un mini flusso a come sono collegati i vari pezzi fino ad andare all'esadecimale e fare parte dell'esadecimale rispondere a quale pezzo e poi infine come poi descrivere. Idem per l'altro che è stato il nostro primo quadretto, diciamo, e questa è avete mai sentito di altri mondi ieri deterministiche wallet, ovvero la possibilità di dire io ho una seed phrase che mi fa anche la parte di wallet che avete telefono dalla quale posso rigenerare tutti i miei address, ok? Questa roba utilizza una teoria, se siamo così, child key derivation, una prassi, child key derivation, che sfrutta le caratteristiche particolari delle curve ellittiche, che combina alcune parti, ora qui non si vede, comunque questa è la seed phrase, questa è la seed root. Ah, seed root, ok, viene fatto, vabbè, HMSHA. La cosa interessante, per esempio, in mastering, lo dice, che sì, prendi i bit di destra e i bit di sinistra, no? Lo dice, ma poi, per esempio, non ti racconta bene questa questione qua, della somma, no? Dice, poi facciamo una somma e possiamo generare il problema. In realtà quella non è una somma nel, non so se è uno spazio di Google Elite, no? Che non è una somma classica. E per esempio un'altra cosa che pare che non spiega molto bene è che c'è questa, una di queste due che non è evidenziata dentro. Sì, sì. Il migliore provare delle due non ti evidenzia che ci devi anche concatenare questa parte. Parla di concatenation non dice di auto, per esempio. Chiaramente se uno vuole andare, certo si prende la prima parte, questa roba di mi fai la questa seed, mi fai un address con questo fatto di derivazione, e lui lo fa. Però se devo scrivere un programma che non usa la libreria per farlo, deve essere una recursione. Sì, come leggere i bits, però come abbiamo detto i bits sono una roba di leggerli, facciamo per istanti, prendi 1, 2, 3, 5 giorni, e rileggi, non anche me, e rileggi, perché chiaramente sono molto accademici, come giustamente è, che sia quando si parla di reference, implementazione di reference. Invece una roba visuale come questa è molto più utile quando l'abbiamo implementato dei programmi. Per costruire questo, noi non abbiamo questo servizio perché non ci riuscivamo, abbiamo preso una libreria Node sì, e l'abbiamo debuggata. E questo è diciamo, per darvi un'idea di quello che trovate sui repository e poi nel libro anche c'è un video, forse c'è l'audio, c'è un'altra cosa e viene composta via via. Sì. Una libreria, chiaramente non siamo professori cose un po' così abbozzate, che però a noi ci è servito molto per consolidare alcuni argomenti. Tra l'altro, quello che si può fare con la derivazione public to public è una cosa incredibile, perché te puoi derivare una public key senza avere la sua private su quella macchina dove esegui questa derivazione. Che può sembrare una banalità, ma in realtà è una cosa molto utile dal punto di vista di sicurezza. Per esempio, più calzante di questo del XPub, che genera dei rami, dei riti, degli address, dei programmi pubblici, è quando ad esempio vogliamo far pagare degli utenti un servizio di Bitcoin. Ad esempio, Alessandro si logga, dice che è pagato, noi deriviamo sul server nostro. La sicurezza perché appunto non puoi ricavare una casa privata un address solo per lui, quindi unico con lui dice ok ho pagato il suo address che è solo per lui creato appositamente per lui anche runtime è un 2-3 andiamo solo
interroghiamo blockchain e poi vediamo se effettivamente si stanno parlando nell'altro che solo lui conosce. Quindi, ad esempio, in e-commerce è aumentato. E poi in un futuro andrò a prendere la mia private key in senso sì, che devo da parte e genero le private key che sono le cose. Però, oltre all'applicazione, ad esempio, per l'e-commerce o per Bitcoin in generale, chiaramente questa domanda è accettata da altri ambiti. Uno cosa può fare? Se magari uno ha una computazione distribuita no? E vuole firmare tutti gli output di questa computazione distribuita su più nodi, chiaramente mi verrebbe in mente, beh, ok, avrò più o meno 500 nodi, 500 private key, 500 public key, 500 public key. Secondo firmare, voglio cifrare per avere dietro l'output che solo posso capire, no? Metto le public key al giro sui nodi, farò una computazione e mi cifro l'output, no? Invece cosa posso fare? Non genero 500 private, butto dentro la prima master public key o già una public key in un RAM, quindi già questa, e quando parte la computazione ogni nodo cosa fa? Genera una derivazione, fa i suoi conti, cifra l'output, sputa l'output fuori e te poi dall'altra parte puoi cifrare l'output. Si può fare cose interessanti. È un po' di vacanza. Cosa sicuramente interessante dire che adesso con l'orario siamo perfetti e ringraziamo i nostri due autori e li invitiamo per una prossima volta e anche quando faranno il video su iTunes. Grazie. Thank you.